Allora io provo a parlare in italiano traducendo online, non so se ci riuscirò. Quindi questo è un lavoro in cui discuto di alcuni sviluppi recenti della mia ricerca. Però aspetta un attimo, voglio dedicare questo lavoro a Laura. Come vedete, l'intreccio di interessi che ha alla sua base tra lo storico e il teorico, tra la fonologia e la morfologia, sono, penso, il frutto dei miei anni padovani, e devo dire sono rappresentati al meglio nei lavori di Laura, in cui si vede tutto questo intreccio che è alla base di tutto questo lavoro. E Laura per me è stata e continua ad essere una grande insegnante e ricercatrice, oltre che una grande ed affettuosa amica. Grazie Laura. Allora, i vari obiettivi di questa presentazione sono quelli che vediamo qui. Sono dunque di dare un resoconto di spiegare il problema della morfologia contestuale in un modello in cui l'interfaccia tra la sintassi e la morfologia è trasparente. È un ideale che appunto si può dire sia caratteristico della morfologia distribuita, il modello che adotto qui, ma anche di altri approcci, come direi anche la cartografia ha lo stesso ideale. L'altro obiettivo, che è quello fondamentale, è quello di dimostrare che le operazioni che sono alla base dell'allomorfia contestuale si applicano in condizioni di località. E come vedremo la località discende, la località è basata sulla applicazione ciclica delle regole di esponenza, come vedremo vocabulary items e le regole morfofonologiche. E questo principio, cioè l'applicazione locale, anche con un principio in cui le operazioni morfolessicali possono accedere a elementi spelled out solo sotto condizioni di adiacenza. E poi vediamo che l'adiacenza può essere relativizzata parametricamente. Dunque, allora, comunque il problema, il punto centrale è che le operazioni morfofonologiche, le regole di esponenza, come le chiamo, si applicano ciclicamente e si applicano in condizioni di adiacenza. La località deriva da queste due proprietà. In questo senso è un lavoro che ritorna essenzialmente a Chomsky e Halle, a Some Pattern of English. Dunque, partirò discutendo, facendo vedere come le strutture sintattiche si sono convertite nella forma fonologica, poi discuteremo il problema dell'allomorfia, discuterò il problema della ciclicità e dell'adiacenza, vi mostrerò che, guardando dei fatti della morfologia verbale del sanscrito, mostrerò come l'applicazione delle regole di esponenza è ciclica. Poi, se c'è tempo, discuterò il problema del suppletivismo di radice e discuterò problemi dell'irregolarità morfologica in relazione alle vocali tematiche nella morfologia verbale dell'italiano. D'accordo. Cioè questo, adesso parto con un'introduzione, diciamo, della morfologia distribuita. E vediamo adesso come le strutture sintattiche possono essere convertite in forme fonologiche. Dunque, ogni teoria linguistica che assume che le strutture sintattiche sono composte da... I think that I have to speak in English.
Se no devo tradurre direttamente dagli slides, è complicato. Allora, dunque, allora, any linguistic theory that assumes syntactic structure involves complex hierarchical objects must account for how they are mapped into phonological form, in particular how they are converted into linear arrangement or morphophonological words. So in this sense, this deep morphology, one of these theories that allow this conversion between syntactic structure into phonological form in a very transparent way. In this sense, I assume that, given that I'm here in Padova, this is a goal that is shared both by distributed morphology and the cartographic approaches. So the idea here is that, I think you know, in a distributed morphology approach, the syntactic, the syntactic derivation produced an abstract syntactic configuration involving abstract morphemes, so essentially features, and there is no phonological content in the output of syntactic derivation, and then this output of syntactic derivation is converted into phonology, into sounds, into the left branch that you see here. So essentially, here there is pure syntactic constructions, only features, and then these features are then converted into sounds in this branch. So here is where the allomorphy is constructed. So some of the characteristics of distributed morphology can be seen here. There is late insertion of the phonology, so abstract morphosyntactic representations are in the input to the morphological component, which are then transforms the abstract representations in actual sounds. So I mean, here the, is the traditional idea that you start with thoughts, abstract represent. Is the English fine? l'idea qui che partiamo da strutture di pensiero, da strutture concettuali, e queste strutture concettuali poi vengono trasformate in parole. Questa è l'idea centrale e di da questo modello. Cioè questo è quella chiamata late insertion. L'idea che i suoni vengono inseriti dopo. Un'altra caratteristica, another property of distributed morphology, which is not really relevant here, is the elsewhere ordering. So more specific rules are applied first, and then there is the idea of locality. So the idea che i processi morfofonologici si applicano under strict conditions of locality. Si applicano localmente. E vedremo la condizione di località che c'è lì e la condizione di adiacenza. Dunque, allora vediamo un attimo come funziona il modello. La sintassi produce strutture sintattiche di questo tipo. Uno può discutere cosa siano queste strutture. Questo è quello che è il prodotto della sintassi. Qua sono solo tratti e nodi sintattici. Qua c'è già l'operazione della sintassi perché in italiano il tense marker dell'italiano, il tense node dell'italiano qui, qua stiamo parlando dell'italiano, risulta dalla fusione di vari altri nodi come aspetto, modo e così via. Quindi c'è già parte di morfologia che è già applicata qui. L'idea è che questa è la struttura sintattica. Ora, in una lingua, diciamo, di isolante, in una lingua di tipo analitico, una struttura di questo tipo verrebbe mappata in parole differenti. D'accordo? Questa è una lingua analitica. Se l'italiano fosse una lingua analitica, sarebbe un mappaggio diretto di quei nodi là in parole differenti. È fatto nelle lingue che esistono parole complesse. Sono in lingue con parole complesse, abbiamo bisogno di operazioni che creano le parole.
c'è il problema di cosa sia la parola, perché ci sia bisogno di una parola complessa. No, questo è il problema che non discuterò qui. C'è bisogno, il punto essenziale è che c'è bisogno di un'operazione che crea le parole. Ah, può essere, come chiamato in distribuzione morfologia distribuita, merger, o può essere add movement. Il punto è che parole vengono create. Ah, questo è l'esempio dell'italiano. Assumo che ci sia add movement per l'italiano, e con add movement si crea questa struttura qui sulla sinistra, muovendo la radice little b e poi passando a t, e l'output dell'italiano di questa struttura, di questa operazione di merger o di add movement, è questo. Allora, questa è la struttura morfosintattica del verbo italiano. Uno dei problemi è cosa succede su questo nodo. Ci sono varie possibilità: una, cancellare questo nodo, se è vuoto, una parola come fortificare, questo sarebbe il fort, sarebbe la radice, questo sarebbe l'ific del fortificare, e poi la parte di temporary agreement nella struttura verbale di fortificare. Nei verbi normali tipo amare, questo nodo qui non è realizzato, il problema è cosa succede in quel caso lì. Discuterò dopo di questo. Una possibilità è semplicemente cancellarlo nel caso di amare, quindi il nodo little v viene eliminato. Quindi la struttura base per adesso possiamo assumere, dopo la cancellazione di questo v, è questa qui. Ora, una proprietà caratteristica dell'italiano e del latino che discuterò dopo è la presenza di vocali tematiche. Le vocali tematiche possono essere considerate come casi di morfologia ornamentale, cioè morfologia che sono pezzi morfologici che non hanno un ruolo funzionale. D'accordo? E questo è stato dimostrato in particolare da Aronoff. Li ha chiamato ornamental pieces of the phonology, sono pezzi ornamentali della fonologia. L'italiano ce l'ha, e discuterò della loro origine storica nel caso del latino. Allora, dopo l'inserimento della morfologia ornamentale, la struttura morfosintattica del verbo italiano è questa. Allora, qua siamo ancora prima dell'inserimento dei suoni. Allora, dobbiamo inserire i suoni, e i suoni vengono ottenuti attraverso l'inserzione dei pezzi del vocabolario. L'inserzione dei pezzi del vocabolario, il vocabulary insertion, inserisce i vari esponenti. Cioè, questo è il caso della late insertion, della inserzione tarda delle rappresentazioni fonologiche sottostanti. D'accordo? Quindi si inseriscono i vari vocabulary items, i pezzi del vocabolario, e vengono inseriti in maniera ciclica e secondo dei principi che abbiamo discussi qua. Adesso posso saltare. Quindi guardiamo una forma dell'imperfetto, per esempio. Allora, qui abbiamo le varie forme dell'imperfetto. Prendiamo amavamo, d'accordo? Allora, diciamo un'analisi morfologica semplice di queste parole darebbe una divisione di morfemi di questo tipo: am, a, vi, a e mo, dove a è la radice, a è la vocale tematica, V è l'esponente dell'imperfetto, A è l'assunto, A è un'altra vocale tematica, e poi c'è il model dell'agreement, della persona e numero. E quindi questi sono i vari pezzi che vengono analizzati in termini dei vocabolari, degli item del vocabolario, sono listati qui. Allora, l'idea è che questi vari pezzi morfologici, i vari esponenti dei nodi
morfosintattici, e questi pezzi qua vengono inseriti ciclicamente nella struttura sintattica. Quindi la radice am viene inserita in questa posizione, poi c'è questa posizione della vocale grammatica dove c'è a selezionata dalla radice am, poi il v del tempo, in questo caso la v dell'imperfetto, poi c'è la a della vocale grammatica di nuovo e poi c'è il bo. D'accordo? A questo punto abbiamo la struttura, chiamiamola sottostante, delle forme verbali. D'accordo? In questo caso dell'imperfetto. Allora, in alcuni verbi, e questo è importante per l'analisi successiva, la vocale tematica non è inserita. D'accordo? Cioè, alcuni verbi sono atematici, e questo è dei verbi regolari. Per esempio, in questo caso del passato remoto di cogere, cioè nel caso del passato remoto di battere, la vocale tematica c'è, battei, ma nel caso del passato remoto di corsi, l'analisi assume che la S sia il marchio del tempo, o del perfetto, dell'aspetto in questo caso, e abbiamo corsi e non c'è vocale tematica, non è cogresi. D'accordo? Quindi l'idea è che in questo caso queste forme sono eccezioni alla regola che inserisce la vocale tematica. Ok, questo sarà importante per la discussione successiva. Preso c'è questa importante distinzione in italiano tra forme verbali tematiche e forme verbali atematiche. Ora discuto un attimo del tempo presente. Nel tempo presente uno può assumere il marchio del tempo semplicemente una vocale nulla, è un elemento nullo, cioè zero, e quindi questo sarebbe il caso di battete, in cui il tempo presente non è marcato. Quindi l'idea è che esistono anche, come dicevo anche prima, esistono dei marker nulli. Ora, nel tempo presente è importante, ho inserito la discussione del tempo presente, perché è importante dal punto di vista dell'allomorfia. Poi discuteremo dopo dell'allomorfia nel passato remoto, ma vediamo casi semplici di allomorfia per il presente. No, ritornando un attimo all'imperfetto. L'imperfetto è una forma totalmente regolare, non ha alcuna allomorfia. Normalmente bisogna segnare l'accento, ma dal punto di vista dei morfemi appaiono sempre nella stessa forma. Qui non c'è allomorfia. L'unica allomorfia qui è creata dall'inserzione dei vocabulary items. Non ci sono altri cambiamenti. Se uno considera però il presente, ci sono varie forme allomorfiche del presente. D'accordo? Quindi anzitutto il problema dell'allomorfia. Quindi in uno stadio ideale della lingua i morfemi dovrebbero essere sempre gli stessi, come nel caso dell'imperfetto dell'italiano. Purtroppo, morfemi possono apparire in varie forme. Il problema è rendere conto delle alternanze morfologiche, sono alternations. E questa è la teoria base di ogni... E questo è il problema base di ogni teoria della fonologia di PF. Il problema è quello di decidere qual è la giusta combinazione degli allomorfi. Non discuto di questo dovrebbe essere conoscenza base della fonologia, cioè il problema è spiegare l'allomorfia. Faccio un po' di salti. Ed in PF e nella morfologia distribuita, ma anche in altri modelli, l'allomorfia quindi viene spiegata in termini di regole, d'accordo? Che spiegano appunto, che danno le varie condizioni per l'apparenza, l'occorrenza delle varianti morfologiche. Questo vediamo
alcuni esempi. E ci sono, quindi ricordate, la vocabulary insertion inserisce le forme basiche dei morfemi. E poi sono due tipi di regole: regole morfofonologiche, sono regole fonologiche condizionate da tratti morfologici o sintattici, e poi sono le regole fonologiche. Una regola importante per l'italiano, per esempio una regola morfofonologica importante per l'italiano, è la cancellazione della vocale tematica, che abbiamo per esempio in amo. Amo, la forma base dovrebbe essere amao, e la A viene cancellata. C'è cioè una condizione, una regola fondamentale per capire la morfofologia dell'italiano, del latino, di tante altre lingue. Questa regola è stata formulata per la prima volta nella storia della linguistica moderna da Roman Jakobson. Una vocale tematica si cancella davanti a una vocale tematica, a un suffisso cominciante per vocale. C'è un'eccezione anche in italiano, è che la vocale tematica del passato remoto non si cancella, non ci abbiamo mai. Quindi adesso poi consideriamo un'altra regola morfofologica all'italiano, è quella la dittongazione che si osserva nel caso di sedere e siede. Quindi in questo caso la regola all'italiano dice che le vocali accentate si allungano in sillaba libera, in certi casi si dittongano. Adesso nel mio, nell'italiano sono vocali, in italiano standard diciamo sono le vocali rilassate che si dittongano, ma nel mio varietà dell'italiano in cui ho 5 vocali è diventato puramente lessicale. D'accordo? Quindi nel caso dell'italiano meridionale sono solo 5 vocali, quindi si è persa la distinzione tra vocali aperte e chiuse, tra tense e lax. Ci deve essere una regola di questo tipo che dice che una vocale lunga di certi verbi viene dittongata. Questa è una regola morfofonologica perché deve essere condizionata da un diacritico della radice. D'accordo? In questo senso è una regola. È una irregolarità dell'italiano, quindi questa è allomorfia irregolare dell'italiano, ed è importante in questo caso anche perché l'italiano meridionale è condizionata da un diacritico di radice. E poi ritorniamo dopo. Posso anticipare però quello che dimostrerò e quello che cercherò di dimostrare dopo è che questo tipo di allomorfia, l'allomorfia irregolare, è basata su diacritici di radice e si applica in condizioni di località. E questo è il punto essenziale della mia discussione successiva. Quindi radice e trigger devono essere vicini. Ora, torneremo a discutere di questo. Adesso introduco la teoria, cercando di semplificare un pochettino. Ora, qui c'è il problema delle condizioni di località. Cioè, questa è stata la prima. Adesso ho fatto un'introduzione al modello, d'accordo? Quindi ho introdotto le varie componenti del modello. La sintassi produce strutture morfosintattiche, gerarchiche. Queste strutture morfosintattiche entrano nel componente morfologico o morfofonologico, e nel componente morfofonologico vengono manipolate, cambiate in parte, e poi si inseriscono i vari morfemi, i vari vocabulary items, i vari elementi del vocabolario, e poi questi elementi del vocabolario vengono cambiati localmente da regole morfofonologiche o fonologiche. E poi questa è la struttura fonologica di output. D'accordo? Questo è il modello. Adesso vediamo le condizioni di località.
Prima di tutto una condizione di località fondamentale che non discuto qui è la parola. La parola è il dominio massimo di località. Le regole fonologiche non si applicano fuori dalla parola. Cioè, alcune regole si applicano tra parole, queste sono le regole post-lessicali, se no una parte della fonologia si applica a livello della parola, in sé dentro la parola. Quindi c'è un dominio massimo della fonologia lessicale. In questo modello, non so se conoscete la teoria della fonologia lessicale, questo modello in parte ricorda la fonologia lessicale, anche se è molto diverso, perché il modello che propongo qui è essenzialmente ciclico, non si applica a livelli di parola come la fonologia lessicale. Poi possiamo discutere di quello. Comunque c'è questo dominio massimo della parola. All'interno della, quindi io mi occuperò semplicemente delle condizioni di località all'interno della parola, non all'esterno della parola. Quindi all'interno della parola, quindi per ridiscutere quello che dicevo prima, all'interno della parola, questa sarebbe la parola, perché c'è un certo tipo di struttura gerarchica che è il prodotto della sintassi. Allora, l'idea è che, come dicevo prima, le regole di esponenza, quindi i vocabulary items, cioè le regole di inserzione lessicale, le regole morfofonologiche, le regole fonologiche si applicano ciclicamente inside out. Questo è stato dimostrato in realtà da John Bob all'articolo del 2000 su varie lingue di tipo polisintetico. L'idea allora quindi che le regole di esponenza, quindi queste regole qua, si applicano ciclicamente inside out. Quindi si parte dalla radice, naturalmente non si possono applicare la radice perché non c'è contesto, poi passano al nodo successivo, più esterno, e poi si riapplicano al nodo più esterno. Vedremo esempi di questo tipo dal sanscrito. Cioè il sanscrito dà evidenza per un modello di questo tipo. Quindi questo modello di fonologia ciclica. Questo è nient'altro che sound pattern of English. John Skinhaller, 1968. Adesso il nome di Chomsky, questo è nel 68. Il nome di Chomsky ritorna qui nella slide successiva. Perché molta della ricerca che è stata fatta in morfofonologia negli ultimi anni si è basata su questo passaggio, su questa quotazione di Chomsky. D'accordo? Allora, poi dice, assumiamo che tutti i componenti del componente linguistico siano, cioè la narrosyntax, la semantica, la fonologia, siano cicliche, very natural, optimale di requirement, e fairly conventional, tipico linguaggio di Chomsky. Nel caso peggiore i tre cicli sono indipendenti, sono differenti. Nel caso migliore c'è solo un tipo di ciclo. Tutta la ricerca, molta della ricerca fino ad ora, si è basata su questo passo, su questa idea, che ci deve essere un solo ciclo, una sola fase. D'accordo? La fase identica tra la simpatica, tra la sintassi e la fonologia. Io dico di no, le fasi sono differenti. Se esiste una fase nella sintassi, questa fase della sintassi è chiaramente differente dalla fase o dal ciclo che si trova nella fonologia. Il ciclo della fonologia è ciclico, è il ciclo di San Patrick of English. Le regole si applicano si applica ogni morfema. Le fasi sintattiche sono invece stringhe di morfemi, chunks.
la fonologia non si applica in quella maniera in termini di chunks, in termini di sequenza di morfemi, si applica morfema per morfema by morfema. Quindi argomenti con evidenza da Sanskrit, cioè la fonologia si applica morfema by morfema. E poi c'è l'altra parte dell'idea di Chomsky, che è questa della Dottego, è che quando un ciclo è finito, il ciclo, tutto ciò che è stato fatto dal ciclo precedente è dimenticato. La teoria della forma cronologica è semplificata: if it can forget about what has been transferred in the earlier phases. So ogni volta che si fa un ciclo, si passa al ciclo successivo e ci si dimentica di quello che è stato fatto prima. Questa è l'idea di Jonathan. Adotto questa idea, però dico, questo è vero, però uno si può accedere al ciclo precedente in termini di adiacenza, cioè c'è visibility by adjacency. Cioè se un ciclo è il ciclo successivo, immediatamente successivo, c'è l'adiacenza tale che uno può accedere a ciò che stanno fatto prima. Se si va nel ciclo successivo non c'è l'adiacenza e tutto viene dimenticato. Così si ottengono vari risultati. Se conosci la cronologia, questo per esempio è lo stick cycle che deriva immediatamente da questo concetto. Dunque, ora, dal punto di vista dell'handout adesso succede un problema, perché io sono cercato di essere di spell out tutti i vari passaggi teorici, forse posso in parte saltare. Comunque, allora, il punto essenziale è che questo è il 2004, dal 2004 fino adesso, cioè, io dico un'altra proposta, cioè, il problema è stato cercare di capire questo. Cioè questo passare, questa proposta di Chomsky. Che ci sia solo un solo ciclo nel componente computazionale. D'accordo? Quindi sono state varie proposte. Dal punto di vista delle melodie, questo è quello che chiamavano lo spell out. D'accordo? Quindi la conversione. La conversione alla fonologia, questo è chiamato lo spell out. Lo spell out è l'applicazione delle regole di esponenza, quindi l'applicazione delle regole di vocabulary insertion, le regole morfofonologiche e le regole fonologiche. E l'idea è appunto che le regole di esponenza si applicano ciclicamente e che il materiale inserito in un ciclo non è accessibile fuori da quel ciclo lì. Questo lo assumono tutti quanti. Il problema è cosa sia questo ciclo. Il problema è questo. Sono varie proposte. La proposta, diciamo, adottata in genere, che ci sia questo spell out domain nella morfofonologia e questo spell out domain nella morfofonologia è caratterizzato da quelli che sono i category defining nodes. Adesso i category define nodes, questa è una proposta di Maganz, semplicemente si va a Chomsky di nuovo, che i category define nodes sono l'idea è che le radici non hanno specificazioni di categoriali, quindi una radice non si definisce come un nome, un verbo, un aggettivo. Quindi esiste per esempio, ma in inglese fish è la radice, poi se si mette fish nel contesto di un nome diventa il pesce, e se si mette fish nel contesto di un verbo diventa il verbo fish. L'idea è quella lì. Okay. Assumendo, quasi va di, anche in sanscrito funziona in stessa maniera, la radice, diciamo, del sanscrito non è nome o verbo, è una cosa astratta che diventa verbo nel contesto verbale, e quindi mette nome nel contesto nominale. Allora, l'idea di Maganz, in parte sviluppata anche in Chomsky,
è che le radici quindi non hanno una definizione categoriale e vengono specificate categorialmente nel contesto di queste little, di queste in inglese little bees, little ants, little eyes, questi piccoli, sono in italiano che vengono little bees, i piccoli, i piccolo. Ah, allora il contesto di questo bi piccolo, questa radice qui è, non è specificata, diventa un verbo nel contesto di bi piccolo, qua diventa un nome nel contesto di n piccolo. Quindi una nominalizzazione di una forma verbale, quindi una the verbal nominalization sarebbe rappresentata in questa maniera. Allora, nella discussione teorica degli ultimi anni, l'idea è che i spell out domains sono le fasi, cioè quindi c'è loro, quindi qua c'è il problema terminologico. Le spell out domains sono le fasi e le fasi sono i cicli. Adesso però il ciclo fasale, cioè no, si parla di ciclo, ma è un ciclo differente in struttura. Il ciclo fasale, come spell out domain, per esempio in Embic, in Marantz, in Bobolik, è una sequenza, una stringa che può includere più nodi ed è creato dai category defining nodes. So the category defining nodes are the heads that force spell out. Okay, so spell out è il ciclo. Okay, so now io invece le mie proposte per il ciclo, cioè quindi qua uso il termine, lo uso con la maiuscola per indicare questo pezzo. Il mio ciclo, che discutevo dicevo prima, invece è il ciclo morfema by morfema. Qua si può vedere la differenza. Qua sono varie teorie, Bobolik, Embic, Moskal e altri. Allora, qui abbiamo una sequenza, una struttura morfosintattica, quindi c'è la radice qui. Poi abbiamo alfa, è un category defining node, quindi potrebbe essere un B o un N. Beta è un category defining node, quindi è un B o un N. Invece qua sono non category defining nodes, quindi test funzionali, quindi può essere tense, aspect, mood qui, una struttura verbale. Allora, le varie teorie si distinguono in quali nodi possono creare spell out domain. In beta è troppo lontano per tutte le teorie. D'accordo? Spell out domain riguarda questa sequenza qui. In Embic, adesso potete vedere la definizione di Embic, ma in Embic lo spell out domain include alfa, A e B. Tutto questo è uno spell out domain. In Bobolik lo spell out domain include la radice e alfa. Questo è lo spell out domain. In Moskal lo spell out domain include la radice, alfa ed A. Questo è lo spell out domain. Questo dipende dai fenomeni che uso per in realtà. Adesso non posso discutere tutte le teorie, tutti i dettagli delle teorie. Il punto che voglio fare è che in tutte le teorie l'applicazione delle regole di esponente è ciclica. D'accordo? Quindi anche nella teoria di Embic l'applicazione è ciclica, nel senso, cioè l'applicazione delle regole di esponenza è ciclica, nel senso si apre la radice, poi qua, poi qua, poi qua, così via. Quindi c'è una ridondanza interna alle varie teorie. Da una parte tutte le teorie assumono l'applicazione ciclica o piccola delle regole di esponenza, e poi assumono questa teoria di spell out.
D'accordo? Allora io quello che dico, dico, eliminiamo la teoria di spell-out, certo non eliminiamo la teoria di spell-out. Diciamo che spell-out è puramente ciclico, piccolo. Il dominio è sempre piccolo, con la condizione dell'adiacenza. E quindi quello che discuto adesso, quindi... Se volete poi discuto dopo, se interessa, tutti i vari problemi, qua vado per la mia proposta, ma l'idea è che eliminiamo la ridondanza che c'è in queste teorie tra spell-out, cioè tra applicazione ciclica in piccolo delle regole di esponenza più lo spell-out domain che è in ciclo maiuscolo, eliminiamo il ciclo maiuscolo e utilizziamo solo l'applicazione ciclica piccola. D'accordo, quindi questa è l'idea. Quindi le regole di spell out si applicano ciclicamente in piccolo, inside out, come ho spiegato prima, e poi c'è la condizione di visibilità. Quindi elements in uno spell out domain are inaccessible, quindi elements in uno domain spell out, quindi in un domain di spell out, come quello definito prima, sono inaccessibili, ciclo piccolo, a un nodo beta, almeno che alfa e beta sono locali. La località si definisce in termini di adiacenza, quindi se non c'è un nodo in questo. D'accordo? Quindi l'idea è che tutto si fa in un ciclo, ma nel ciclo successivo puoi ancora accedere a quello che c'è nel ciclo precedente, ma se si va in un altro ciclo non si può più accedere a ciò che è stato già fatto. Allora, questa è la parte teorica, questa è la mia proposta, è abbastanza semplice. Adesso quello che faccio, adesso dimostro prima di tutto che la teoria, la fonologia è ciclica in piccolo. D'accordo? Non so a che punto siamo. Ancora 20 minuti. 20? Forse ce la faccio. Allora, quello che dimostro è che appunto la fonologia è ciclica, e questo si vede benissimo in sanscrito. In sanscrito ha una morfologia, morfosintassi molto complessa. Bisogna trovare una lingua con una morfosintassi molto complessa e che abbia anche tanta morfofonologia. Quindi deve essere una lingua con tanta morfofonologia e una morfosintassi complessa. Le lingue altaiche, per esempio il turco, possa avere una sintassi molto complessa, una morfosintassi molto complessa, agglutinante, ma dato una lingua agglutinante, le lingue altaiche sono povere. Vabbè, c'è l'armonia vocalica, ma non c'è morfofonologia bella, ma complessa. Nel sanscrito invece dobbiamo introdurre tutte le cose. Cioè, quindi dimostro che la fonologia, almeno nel sanscrito, deve essere chiaramente ciclica. E poi vediamo delle conseguenze delle condizioni di località. Per la morfologia all'italiano. Dunque, adesso discuterò dello stress, delle condizioni sullo stress, sull'accento del sanscrito. Penso che posso saltare un pochettino, ok? E vedere veramente quello che succede nel sanscrito. Per capire quello che succede nel sanscrito, questo non solo vale per il sanscrito, questo vale per la protolingua, questo vale per tutto l'indoeuropeo. Tutte queste cose qui non valgono soltanto per il sanscrito, ma valgono semplicemente per il codo indoeuropeo. Cioè il codo indoeuropeo, il sanscrito preserva essenzialmente la struttura, le proprietà morfosintattica, morfofonologica dello stadio precedente, del proto indoeuropeo. Diciamo qua siamo nel sanscrito vedico, in cui l'accento è sensibile alla morfologia. Ora,
il modello che assumo è quello di Halley e Rizzardi, che è discusso nelle pagine precedenti nel vostro handout. Io se discuto quello poi mi perdiamo altri 10 minuti. Quindi salto, vediamo un attimo se riesco a spiegare quello che succede. Allora, le regole fondamentali del sanscrito. Allora, un attimo, vediamo un attimo. Qui. Tanto per spiegare quello che succede dal punto di vista statico. Allora, queste sono queste sono le strutture. Però, quindi questo è il livello delle sillabe. Questo dice, l'asterisco indica che è una posizione possibile di accento. E la parentesi quadra qui rappresenta l'accento. D'accordo? Allora, tre regole sono fondamentali per capire buona parte delle variazioni allomorfiche del verbo in sanscrito, ma anche del nome. Il nome c'ha molte più eccezioni, ma nel verbo sono sempre complesse, ma abbastanza trasparenti nella mia analisi. Allora, ci sono tre regole. Allora, le tre regole sono queste: assegnamento di accento, risoluzione di accento, cancellazione di accento in clash, ci sono due accenti vicini, si cancella il primo, e poi c'è il grado zero che cancella una vocale in posizione preaccentata. Ma posso andare direttamente qua. Quindi allora partiamo dal ciclo, speriamo che questo sia la radice. Allora, la radice può essere o no accentata. La regola dell'assegnazione d'accento, è importante dirlo, è sensibile alla struttura morfologica e assegna un accento all'ultima sillaba di ogni costituente morfologico. Quindi ogni costituente morfologico, l'ultima sillaba di ogni costituente morfologico riceve l'accento. Si chiama tradizionalmente, Kiparsky ha chiamato la regola ossitona, d'accordo? Però nel suo sistema si applica, perché lui adotta un modello differente, si applica all'ultima vocale del tema, del stem. E lo stem può essere il tema aspettuale del sanscrito, per esempio, questo è molto complesso morfologicamente. Per me si applica invece ciclicamente, come vedete. Allora, si parte dal primo ciclo, dalla radice, poi si inserisce l'altro morfema, d'accordo? Allora, si inserisce l'altro morfema, allora la regola di assegnazione dell'accento si applica. Questa è l'ultima sillaba di questo morfema e inserisce questo è l'accento. Adesso ci sono due accenti adiacenti, quindi clash resolution, quindi si cancella l'accento e poi il grado zero si cancella la vocale. Il grado zero è una regola che cancella la vocale se si è seguita da un accento. Allora, quindi si è applicata ciclicamente qui, quindi aggiungiamo un altro morfema, vocabolary insertion, questo morfema, l'ultima vocale di questo morfema sarà accentata, si crea una condizione di adiacenza, si cancella questo accento qui, grado zero si applica e così via. D'accordo? Allora vediamo un attimo. Questo è dal punto di vista astratto, vediamo alcuni esempi. Quindi l'opposizione tra, per esempio, la classe 5 delle forme verbali, sono la classe indicata dalla presenza del suffisso aspettuale now, la superficie può essere no o nu, ha importanza per il sanscrito la sequenza au, si monotonga in O. Quindi abbiamo questa l'opposizione tra seconda singolare e seconda plurale. In seconda singolare
abbiamo su nosi e nel secondo plurale sunuta. D'accordo? La radice in sé per sé è sau, appare in alcuni casi come so. D'accordo? Quindi abbiamo son, su nosi, sunuta. La struttura morfosintattica è questa, quindi abbiamo sau, radice, sau, poi abbiamo aspetto, c'è il soggetto, il congiuntivo, in questo caso non c'è, e poi c'è un nodo, se già la morfologia è intervenuta, ha fatto un processo di fusione, rappresenta allo stesso tempo, tempo mode, tempo voce e argomento. Per semplificare un attimo, alcuni di questi suffissi sono accentati, altri non sono accentati. Io li tratto, di quelli non accentati li tratto come eccezioni. D'accordo? Adesso possiamo avere la derivazione. Quindi abbiamo la radice del sau con la struttura morfosintattica, aggiungiamo nau. Nau riceve l'accento, e in questo caso la radice non è accentata. Quindi la A viene cancellata, now viene accettata, si applica il grado 0 a Blaut e otteniamo su. Su now, poi aggiungiamo il agreement suffix, su nosi, che non è, aspettate, qua viene, si è un po'. Su nosi, si inserisce su nosi, non è accettata su nosi, è un'eccezione alla regola di accentazione, e poi lui si ottiene alla superficie su nosi. Quindi questa, l'accento sulla nao non viene cancellato, poi non viene cancellato, perché questa non è accentata, poi c'è la regola di monotoccazione, si ottiene su nosi. In questo caso abbiamo ta riceve l'accento, quindi c'è class resolution che cancella la vocale, cancella l'accento del suffisso now, e poi si applica il grado 0, alla A viene cancellata, quindi abbiamo su nu, e poi questa vocale sarà la vocale accentata, quella che tiene l'ictus, e abbiamo su nu ta. È chiaro? Quindi come otteniamo questo? Applicando ciclicamente ad ogni morfema, radice, o in particolare in questo caso aspetto e poi suffisso di agreement, le regole fonologiche in termini ciclici. E perché non hai su nota? Come? Su nota con la O? Perché non perché c'è la O? La A viene cancellata dal grado 0. Ah, in quell'altro caso là invece non viene cancellata? Non viene cancellata perché rimane l'accento. Okay. La vocale deve essere non accentata. Sì. Una vocale A non accentata. Sì, d'accordo? Tutte le forme, in questa maniera si possono derivare tutte le derivazioni, possono derivare tutte le forme del verbo, applicando queste tre regole ci sono delle eccezioni, se si applicano queste tre regole in questa maniera, in maniera ciclica, si spiega tutte le forme verbali. Adesso questo è diverso da ciò che le grammatiche tradizionali dicono, perché per le grammatiche tradizionali la forma su no e su nu è un unico pezzo, è il tema, d'accordo? Per cui si dice la radice verbale, se hai il suffisso now, è il grado 0 e non vedo l'accento. Invece qui, applicando ciclicamente anche all'interno del tema verbale, otteniamo questo risultato, d'accordo? Allora, poi possiamo vedere le forme participiali, è lo stesso. Le forme participiali, puoi vedere grandi differenze dal punto di vista del tema, quindi abbiamo
per esempio la forma di il verbo fare, car, può apparire al participio presente, curb want, al participio futuro, carisi yant, all'auisto yant e al perfetto chakar wants. La morfologia è molto complessa. In realtà è semplicissima se consideriamo la struttura morfosintattica, se la struttura morfosintattica che include anche il participio, quindi il nodo aggettivale, quindi abbiamo la radice, questo per i causativi, poi l'aspetto, e poi c'è il futuro, e poi il nodo aggettivale. Vabbè, salto un attimo, andiamo qui. E qui sono le derivazioni delle varie forme. Se questa è la forma di car, del verbo fare. Se adesso si discute delle derivazioni è un po' complesso. Ma se potete vedere, per esempio, essenzialmente si ottengono le forme di superficie applicando ciclicamente quelle che vengono. D'accordo? Naturalmente uno deve considerare la morfologia diversa, per esempio qui abbiamo il participio presente, quindi abbiamo il suffisso del presente now, lo suffisso aspettuale che avevamo prima, car now, poi c'è ant, quindi in questo caso le regole sono applicate davanti al now come abbiamo visto prima, quindi otteniamo cur now, poi andiamo nel ciclo successivo in cui aggiungiamo ant, le tre regole si applicano nella stessa maniera come abbiamo visto prima, quindi la A di now adesso non è accentata e quindi viene cancellata, quindi otteniamo una superficie cur no want. Poi c'è una regola sillabica qui di risoluzione dello iadio, abbiamo corno quanto. D'accordo? Quindi tutte queste alternanze si spiegano in maniera semplice attraverso l'applicazione di tre regole e si applicano però ciclicamente. E non c'è differenza tra nodi funzionali o nodi lessicali. Quindi la fonologia si applica e ciclica. Adesso, qua c'è tutta la discussione del supplitivismo di radice, in cui dimostro che utilizzando il concetto di adiacenza si possono spiegare tutti i casi di supplitivismo di radice. Salto e andiamo a qualcosa di più interessante per gli italiani. Sì. È la morfologia regolare. Quindi quando parliamo di morfologia irregolare parliamo di morfologia che è specificamente di morfemi. Quindi operazioni morfologiche sono dipendenti da informazione morfologica. In particolare la informazione morfologica. Per esempio, questo è il caso discusso da Embic, il caso del latino, abbiamo amavisti per la seconda persona del perfetto, quindi la seconda persona del perfetto è amavisti, ma solo se è adiacente alla V del perfetto. Se inseriamo qui nel più che perfetto, dove c'è un altro elemento morfologico tra il perfetto e la seconda persona del singolare, abbiamo la S regolare della seconda persona, quindi abbiamo per esempio amavisti but amaveras, dove c'è la R qui del più che perfetto, o anche se abbiamo il congiuntivo abbiamo amavue, c'è questo morfema qui, questo nodo morfologico e quindi c'è la S, quindi questo qua vediamo l'adiacenza, come l'effetto dell'adiacenza. Quindi la forma irregolare si trova solo in condizioni di adiacenza con la col perfetto. Se c'è un altro nodo, andiamo per la morfologia regolare. Quindi la morfologia irregolare qui appare solo in condizioni di adiacenza.
Nel caso suo è adiacenza puramente lineare, per me è adiacenza strutturale. D'accordo? Queste sono le condizioni. D'accordo? Quindi c'è interazione morfofonologica tra, in questo caso vocabolario, tra due nodi solo in condizioni di adiacenza strutturale, quindi in questo tipo di condizione, d'accordo? Quando non c'è un nodo che appare qui. Se c'è un nodo che appare, l'iterazione è bloccata. D'accordo? Allora, passiamo all'italiano. Quindi abbiamo la opposizione tra morfologia regolare, che si trova essenzialmente, si trova essenzialmente in formazioni tematiche in italiano. La morfologia irregolare, per quanto, nel caso, per quanto mi risulta a me dalla mia ricerca, tutti i dialetti italiani, nell'italiano tutti i dialetti italo-romanzi, sono in condizioni di atematicità. Solo se c'è, solo se è in costruzioni atematiche, c'è interazione tra informazioni di radice e informazione, per esempio, in questo caso, il nodo aspettuale, o il nodo aspettuale nel caso di Bergamo. D'accordo? Naturalmente qui sto assumendo che in caso di Persi e Venni abbiamo più pezzi. E non c'è solo pers, come dicono i grammari tradizionali, c'è solo il tema. Ma che nel caso di pers c'è la radice per più s, nel caso di venni c'è la radice ven più un morfema speciale con una categoria sillabica vuota che produce la generazione. D'accordo? Quindi la morfologia è irregolare e si trova soltanto in condizioni di atematicità. D'accordo? Cioè quando abbiamo una struttura di questo tipo, quando abbiamo una struttura, in questo caso manca la vocale tematica, perché la vocale tematica non viene inserita con questi verbi, d'accordo? La vocale tematica non viene inserita, quindi c'è una condizione di adiacenza, e in queste condizioni abbiamo irregolarità della realizzazione del perfetto. Se c'è una vocale tematica qui, in partire e in partii, abbiamo la vocale tematica I, e allora c'è la realizzazione del perfetto come uno zero, partigli. D'accordo? Quindi, come dicevo prima, c'è interazione morfologica tra nodi solo in condizioni di adiacenza. Cioè in questo dato qui. Quindi l'adiacenza strutturale permette l'interazione morfofonologica. Questo l'ho fatto, questo non è il lavoro recente, questo qui. Quello che ho fatto in lavori recenti è guardare la storia. D'accordo? Allora, sono andato a vedere il latino. Il latino è come l'italiano, essenzialmente. L'italiano e il latino, in questo caso, sono identici. C'è allomorfia complessa nei perfetti. Il latino sono informazioni atematiche. C'è formazioni tematiche, sia la forma regolare in default in word, la maui. Se no, in condizioni atematiche, lì ottieni allomorfia. Cioè, allomorfia vuol dire che ci sono più forme, cioè supplitivismo di suffisso. Cioè, più forme nel suffisso. Per avere più forme nel suffisso, uno deve avere informazioni di radice, perché la radice deve dire, qua c'è la S. Qua c'ho lo zero in vivo, qua c'ho la U in monui, e così via. So, quindi solo in condizioni di morfologia, di adiacenza, si ottiene questo. Ora, la cosa interessante è guardare il precedente stato, il precedente europeo. Il precedente europeo è molto diverso dal precedente europeo. Il latino, il perfetto latino, qua stiamo parlando del perfetto latino, non più veloce, il perfetto latino rappresenta la fusione della categoria dell'aristo e del perfetto, della protolingua. L'aristo, il perfetto e la protolingua, il sanscrito essenzialmente, si fondono, o il greco anche,
si fondono e abbiamo il latino. Abbiamo il perfetto del latino. So, questa è la situazione del proprio indoeuropeo. E del latino abbiamo le forme reduplicate, e l'auisto al latino, e poi le forme con la S dell'auisto. Ora, qui è un po' la situazione è un po' complessa. Mi prendo un altro minuto. No, come si sviluppa il sistema verbale del latino? È importante la distinzione tra forme non della protolingua, tra forme non derivate e forme derivate nella protolingua. Cioè, una parte quelle chiamate forme primarie del verbo in sanscrito e forme secondarie del verbo. Cioè, una buona parte della morfologia verbale del sanscrito è sulle forme primarie. Nelle forme primarie essenzialmente si può attaccare un suffisso direttamente alla radice. Negli auisti vediamo il suffisso che si applica direttamente alla radice. Per esempio, se prendi la radice cara, S dell'auisto si può attaccare direttamente alla radice. Nelle forme secondarie in genere sono i causativi, i denominativi, sono forme derivate del verbo, c'è un pezzo. Per esempio c'è la eie del causativo, eie per cui abbiamo la pataglia del sanscrito, in cui si applica la radice, il suffisso aia alla radice, quindi abbiamo pataglia nel presente, patagliati. L'auisto vi pataglia quella forma è l'auisto. E così, quindi c'è sempre questo pezzo qui nelle forme secondarie appare in tutte le forme del verbo, d'accordo? Nelle forme non derivate, quindi ci sarà nelle forme secondarie, nelle forme derivate in sanscrito, per esempio della protolingua, c'è sempre un pezzo tra radice e suffissi desinenziali. Nelle forme non derivate invece abbiamo situazioni in cui abbiamo direttamente radice più suffisso desinenziale. D'accordo? Queste sono le forme, d'accordo? Quello che è successo nel latino è che le forme derivate, cioè il suffisso che trovate nelle forme derivate, poi è diventato vocale tematico. Cioè ha perso la sua funzionale, cioè il moneo, la E di moneo è un antico causativo. Che perde la sua natura funzionale e diventa se siete un pezzo ornamentale. La I di finire è un denominativo, cioè un denominativo che perde la sua funzione, la sua base funzionale diventa un pezzo ornamentale. Ora, quello che è interessante è che in realtà le forme secondarie del sanscrito sono essenzialmente tutte in genere regolari. Le forme secondarie sono regolari, l'irregolarità si trova solo nelle forme non derivate, dove c'è adiacenza tra radice e suffisso. D'accordo? Quindi, il punto essenziale è che, malgrado tutti i cambiamenti, nel passaggio dal proto-indoeuropeo al latino, essenzialmente l'irregolarità allomorfica si trova in condizioni atematiche. Quando non c'era un pezzo tra radice e suffisso. Anche se la morfologia, la morfosintassi è tutto differente, sono le stesse condizioni strutturali. E tutti i cambiamenti anche all'interno del latino, dal proto-indoeuropeo al latino, preservano questo tipo di generalizzazione morfofonologica. La generalizzazione morfofonologica è che l'irregolarità si trova solo in forme atematiche quando si ha questo tipo di adiacenza e non in questo caso qui in cui c'è un pezzo, in particolare la vocale tematica. Che però nel proto-indoeuropeo invece non è vocale tematica ma è qualcosa d'altro. Sì. E questo vale anche per i dialetti italo-romanzi, a quanto ne
per quanto nella mia ricerca mi sembra sia corretto. E allora quindi c'è la conseguenza di tutto qua. Cioè, quindi abbiamo dal passaggio da proto-indoeuropeo a romanzo moderno, abbiamo 4.000-5.000 anni di storia. Sono passati 4.000 anni, 5.000 anni, però le condizioni strutturali, malgrado tutti i cambiamenti, sono rimaste stabili. L'irregolarità morfologica si trova solo in condizioni di adiacenza. Per questo è il risultato. Non è tipologico, non è un risultato tipologico, è un risultato storico. Però ha un suo valore, perché nella storia possiamo avere tanti cambiamenti, però rimane questo principio strutturale. Ma quindi adesso abbiamo messo un po' tutto insieme. E questo mio lavoro, come dicevo prima, è dedicato a Laura. Mi sembra che ci sia un po' di tutto anche nel suo lavoro, tra fonologia, morfologia, storia, teoria, ci si ritrovano insieme.